Il successo più sofferto, sesto stagionale, ma nel contempo il più importante, perché ottenuto al cospetto di un avversario di rango, il Cittadella, uscito alla distanza, ma non sarà sufficiente dopo un primo tempo di chiara marca rossonera. Finisce 3-2 per la Virtus Lanciano. Schieramenti speculari, tra i rossoneri rientri di Leali, Amenta e Minotti, davanti il trio delle ultime uscite, Piccolo, Falcinelli, Turchi. Nel Cittadella Foscarini lancia in attacco dal primo minuto Mattia Minesso, classe 90, prelevato a gennaio dal Vicenza, ex Andrea, tridente completo da Di Roberto e Di Carmine, punta vertice. L'avvio è scoppiettante, botta e risposta in appena 60 secondi. Sesto minuto, suggerimento di Volpe, difesa tagliata in due, Piccolo controlla e rifinisce per Vastola che precede Colì e sblocca il punteggio. Terzo sigillo in campionato per il centrocampista frentano, prossimo alle 35 primavere. Passa, come dicevamo, un solo minuto, malinteso Turchi, Falcinelli e capovolgimento. Scatto di Di Roberto, palla a ritroso, intelligente per Vito Francesco, diagonale. Leali si allunga, fa quel che può, smanaccia, Minesso è lì, tapin vincente, 1-1. Al tredicesimo però, nuovo sorpasso Virtus, cross di Almici, svarione gigantesco della difesa, chirurgico il diagonale di Volpe, come Vastola alla terza rete stagionale. È un Lanciano strepitoso, cuore, grinta, manovra corale, tutti lavorano per la squadra, ma questa prima parte di gara è nobilitata, impreziosita anche da alcuni spunti d'autore. Sale in cattedra Piccolo, illuminato rinforzo di gennaio. Al 24esimo numero in area ospite dopo aver rubato palla in pressing a Sosa, applausi a scena aperta per l'ex calciatore di Livorno e Piacenza. Nel mezzo la prodezza di Leali che salva porta il risultato con l'ausilio della traversa sul missile di Schiavon e poi il gol del 3-1, difesa veneta scriteriatamente alta, filtrante di Volpe per Vastola tenuto in gioco da Biraghi, occhi negli occhi con Cordaz, freddo e soprattutto saggio il centrocampista rossonero, appoggia Piccolo che a porta vuota prima colpisce il palo col suo piede il sinistro, poi realizza col destro. Partita dunque in pugno, ripresa Pellizzer per Sosa al centro della difesa, piglio diverso del Cittadella, Lanciano irretito al sesto, l'11 ospite riapre i giochi, iniziativa di Di Roberto che elude Turchi, pallone in mezzo, Almici ci mette la gamba, autogol clamoroso, 2-3, la squadra di Foscarini alza il baricentro e comanda le operazioni, da Di Carmine a Minesso, dentro per Di Roberto che non ci arriva, quindi il break della Virtus ed è una limpida palla gol, punizione velenosa, carica d'effetto di Carlo Mammarella e riflesso di Cordaz sulla deviazione ravvicinata, in realtà una scheggia del suo compagno di squadra Colì. Esce Piccolo, entra Plasmati, Falcinelli dirottato sulla fascia. Sedicesimo, Ciancio, cross basso, il ritardo di Carmine che subito dopo in acrobazia spalle alla porta lambisce il palo. Turchi rimpiazzato da Fofana, 19esimo, bravissimo Falcinelli che serve Plasmati, sombrero a liberarsi di Colì, colpo di testa, Cordaz è scavalcato ma la sfera sfiora la traversa. Partita davvero vibrante, bellissima, sull'avversario opposto Biraghi carica il sinistro, Leali respinge, ci prova Schiavon, fuori misura. 31esimo, fuori Falcinelli, dentro Paghera, Vastola esterno, 4-5-1, il Cittadella insiste, cross di Di Roberto, finta di Schiavon, destro giro, miracolo di Leali e manna per i fotografi. 5 minuti di recupero, il team di Claudio Foscarini getta il cuore oltre l'ostacolo, ma non basterà. Lanciano batte Cittadella 3-2.